Ok. Vi suggerisco di prendere tutte le scorte di cui pensate di avere bisogno. Ok, grazie. Hai trovato tutto? Pronti. Ok, Ellie, dai. La porta aperta, no? Ci sono. Dobbiamo raggiungere l'altro edificio. Su per le scale, muoviamoci. Senti, stammi vicino. Come diavolo hai fatto ad accettare questa follia, Bill? Bastava che li lasciassi lì fuori. Non scherzavi su di lui? Sì, è un tipo originale. Allora, in che guaio ti sei cacciato? Dov'è Tess? Un lavoro, una semplice consegna. Cosa consegni? Quella mocciosa. Fa culo anche a te. Sai, spero che tu sappia quello che fai. Non fai sul serio con questo tizio. Allora, dove andiamo, Bill? L'altro mio rifugio. È più una specie di armeria. Pensavo dovessimo riparare un'auto. Dovessimo? Tu sai riparare? Bill, per favore. Come ho detto, quello che mi serve è dall'altra parte della città. Non ci vado mai, è pieno di infetti. Perciò ci serviranno altre armi. È da un po' che volevo occuparmene. Rilassati. Non è niente. Allora, non hai risposto alla mia domanda su Tess. Pensavo foste inseparabili. È occupata? Sì, certo, occupata. Mi sembra che ci siano problemi in paradiso. Qualcosa del genere. Va bene, andiamo. Allora, perché non aggiusti una di queste auto? Oddio, sei geniale! Per quale motivo non ho mai pensato di aggiustare una di queste auto? Figlio di puttana! Dannazione! Ok. Devi ricontrollare le barricate. Dimentichi anche il minimo dettaglio e sei tu che la paghi. Sai cosa significa? Bisogna prendere tutte le scorte. Ok, ora sappiamo che parla da solo. A est di nuovo. Sì. Poi dovrai... Bill! Joel, da questa parte. Può
posto interessante in cui mettere radici. Sai, per quanto quei cose siano problematici, quantomeno sono prevedibili. È la gente normale che mi spaventa. E tu dovresti saperlo bene. Che cosa intendi? Niente. Quel cancello li fermerà? L'ho chiuso e non hanno la chiave. Da che parte? Siamo qui, è nella cantina. Giù di qua. Ok, eccoci qua. Tu non toccare niente. E tu chiudi la porta. Prepariamoci. Ah, ah. Cosa? Mi serve un'arma. No, non ti serve. Joel, so badare a me stessa. No. Tu rimani qui. Bene. Aspetterò che mi facciano fuori per colpa vostra. Questo è ufficialmente il peggior lavoro che tu abbia mai accettato. È sul podio. Come cazzo fa Tess ad approvare una missione suicida? Beh, è una sua idea. Davvero? Allora non è così intelligente come immaginavo. Beh, si fotta. Davvero, devi riportare la ragazzina dove l'hai trovata. Non posso riportarla e basta. Allora mollala e lascia che se la cavi da sola. Ti racconto una storia. C'era una volta qualcuno a cui tenevo davvero. Una persona. Qualcuno di cui mi prendevo cura. Ma in questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa: farti ammazzare. Quindi sai che ho fatto? Ho fatto i miei conti e ho capito che ci sono solo io. Bill, no, non è proprio così. Cazzate, è esattamente così. Ehi! Che ti ho detto mentre scendevamo i gradini? Che ti ho detto? Sto solo mettendo a posto la tua cazzo di roba. Non toccare. Porca merda. Fai la babysitter abbastanza a lungo e prima o poi ti cagano in Bill, faccia. Per favore, ci diamo una mossa. Tieni. Diamoci una mossa. Prima di procedere, ho qualcosa da farvi vedere. Che cos'hai? Un giocattolo nuovo di zecca. Questa è una bomba di chiodi. Attenzione, quando esplodono questi affari fanno a pezzi chi è troppo vicino. Sì, ho già visto i tuoi lavoretti. Abbiamo fucili a pompa e bombe. Che cavolo ne facciamo? Beh, c'è una carovana militare che attraversa la città a intervalli di qualche settimana. Suppongo cerchino scorte. Sapessi quanta roba tralasciano. A ogni modo, qualche mese fa stavano passando di qui e sono stati travolti da quest'orda di infetti. Erano tutti addosso al camion. È ancora lì, conficcato nel lato della scuola, con la batteria dentro. Prendiamo la batteria e la montiamo in un'altra auto. Bingo! Volevo prenderla, ma era troppo pericoloso con tutti quegli infetti da quella parte della città. Affanculo, a Joel serve un'auto. E se non funziona? Nah, quei camion sono carri armati. È lì che ci aspetta. Potrebbe funzionare. Wow. Bel posticino qui. Se hai qualcosa da confessare, questo è il posto giusto. Ok, è ora di fare i bagagli. E lì andiamo. Ecco, là alla scuola. Ok. Pronti? Lo sapremo presto.
pazza, dai, tu non guardarli. Ho visto di peggio. Allora, ok. Oltre il cancello è territorio sconosciuto per me. Ci penso io. Ehi, avete sentito? Silenzio. Clicker! Che paura. Troppo inquietante. Bloccata. Un attimo, ho una chiave per quel cancello. Muoviamoci senza problemi. Runner. Piano. Scherzavi su questo posto, eh? Da questa parte. È bloccata dall'altra parte. Se passassimo di lì? Per la botola del cane. Joel, decidi tu. Sta molto, molto attenta. Ma certo. Avresti dovuto darle una pistola. Ok, Bill. Dentro alla casa ci sono altri clicker. Oh, merda. Non ci hanno ancora visto. Giù. Attenzione.
Saliamo sul camper e scendiamo dall'altra parte. Dovremmo essere al sicuro, dai. Chi cavolo l'ha lasciato qui? Hai degli amici in zona? No. Anche se ho qualche idea su chi potrebbe passare da qui. La scuola confina con l'altro lato di questa casa. Entriamo. Ma andiamo, Ellie. Sì? Dammi una mano con questo. Che ti dicevo? Ecco il camion. Esce dalla scuola laggiù. Forza. Ce ne sono un bel po' lassù. Cerca di non fare rumore. Corri, Ellie! Corri! Oddio! Indietro! Stai indietro, cazzo!
Restami vicino! È stato più semplice di quanto pensassi. Devono essersi rifugiati da qualche altra parte. Non sfidiamo la fortuna. Come entriamo? Qualcuno ha lasciato una scala. Se mi aiuti a salire, la spingo giù. Farti ammazzare lassù. Grazie, Bill. Tutto bene. Dobbiamo solo arrivare al cofano del camion. Merda, hai sentito? Stanno arrivando. Giù in fretta. Ok, entriamo veloci. Prendiamo la batteria e ci leviamo dalle palle. Oh, merda! Si stanno abbassando in questo punto! La porta è bloccata! Reggerà a lungo! Dobbiamo entrare per prendere la batteria! Forza, Bill! Ci sono! C'è un barco, stanti! Dai, andiamo! Bill, fai in fretta! Aiutami! Dimmi che hai finito! È vuoto! Cosa? È vuoto, cazzo! Ragazzi! Dove andiamo? Bill, dove? Ovunque, ma non qui! Muoviamo il culo, forza! Potremmo uscire dal retro. Per il corridoio potremmo passare da quelle aule. C'è un passaggio! Dobbiamo solo oltrepassare quei tizi! Gesù, Joy! Forse possiamo passare dal corridoio. Aiutami ad aprirla. Pronto? Ancora una. Forza. Ne arrivano altri. Barricchiamo le porte. Non li tratterrà a lungo.
Da questa parte! Aiuto! Lascialo stare! Quel gigante è infetto da molto tempo. Quelli così li chiamiamo bloater. Bloater. Ok, capito. Odio interrompere le tue lezioncine di biologia, ma possiamo uscire di qui? Per favore. Saliamo su quelle gradinate. Dammi una spinta, Joel. Andiamo, ragazzi. Ok. Forza. Bene, dai, dai. Su. Joel, dietro! Figlio di puttana! Oh, come odio quei cosi! Li hai fregati! Ora sali! Tirami su! Di qua! Siamo a bersagli facili qui! Di qua c'è un'altra scala! Non fermatevi! Vi seguo! Forza, Joel! Entrate in casa subito! Beh, è andata benone.
Ok, vado e controllo questa parte di casa. Bill? Hanno avuto la stessa idea e hanno rubato la mia roba. Allora, quale diavolo è il piano B? Dovresti essere grato di essere qui a respirare. Quello era il piano A, B, C, fino alla cazzo di Z. Inoltre, dia Tesca e può prendere questo non lavoro. Non mettere in mezzo a Tesca! Questo dritto. Non ha niente a che... Oh, Cristo. Conoscevi questo tipo? Frank. E che cazzo è Frank? Era il mio compagno. L'unico coglione che indosserebbe una camicia come quella. Ha dei morsi. Qui. E... Ok. Penso non volesse trasformarsi e abbia... Già, penso di no. Beh, si fotta. Guardate che ho trovato. E c'è benzina. Alla mia batteria. Quello stronzo. Vieni fuori. Vieni fuori. Ok, Dio. La batteria è scarica, ma le celle sono ancora attive. Quindi? Quindi la spingiamo, la avviamo e l'alternatore ricaricherà la batteria. E funzionerà? Ascolta, volevi un piano B? Questo è il migliore al momento. Che ne pensi? Penso che tu guidi e noi spingiamo.